Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi oggi, porca miseria, porca ragazzi, abbiamo delle novità e delle immagini che parlano della porca miseria, porca, della season numero 5 ragazzi, non la 6, non la 7, ma la 5 ragazzi. Ormai lo sapete. Ci stiamo veramente avvicinando, manca pochissimo, siamo già nel pieno della settimana 8, manca la 9 e la 10 e come già sapete il 9 luglio, arrivederci e grazie, è stato un piacere, la season numero 4 avrà il suo termine. Ovviamente ragazzi il fulcro di cui stiamo parlando e tutti parlano in questi giorni è ovviamente il Rocket nella base dei cattivi di Spiagge Snob. Partirà? Non partirà, è in ritardo, ho finito la benzina. Insomma, ragazzi, questo Rocket ve lo garantisce lo Xuder. Innanzitutto fermi, ringrazio Nick 5 Stelle per avermi girato queste informazioni. Lui non aveva tempo di fare il video. Andate anche nel suo canale, mi raccomando. Il Rocket, ragazzi, partirà. È provato, è ufficiale. Abbiamo delle immagini, ragazzi, che mostrano la nuova mappa della season 5. C'è da dire ragazzi che tutto il team di Epic Games ci ha promesso dei sostanziali cambiamenti in Fortnite, anche perché come stiamo già vedendo ragazzi ci sono un sacco di nuove skin, un sacco di nuove modalità, entrano dentro gli oggetti nuovi, abbiamo visto le granate puzzolenti, abbiamo visto tutto quello, tutte le nuove modalità, la 50 verso 50 verso 50 verso 50, la duello, il solid gold, oppure quella duello, insomma, nella season 4 se ne sono viste di ogni. Però c'è una cosa che i fans e gli sviluppatori cominciano ad avere incastrata qua, no? Ti dà un po' fastidio, che è, in poche parole, la parte finale di ogni partita. Perché? Perché ragazzi, in ogni parte finale praticamente ci si riduce sempre a fare delle mega costruzioni incredibili e l'80% delle volte vince chi ha, se non il 90%, vince ovviamente chi ha l'high ground, quindi chi è più alto ha molte più chance di vincere, soprattutto se costruisce un bel fortino baffugoso, quindi che è dura da tirare giù, nel senso devi per forza andare su a prenderlo e quindi finisce con la vittoria della squadra o del singolo che è più in alto. Epic Games ci rilascia delle dichiarazioni ufficiali dove dice, leggo paro paro, Fortnite è in costante evoluzione. Il nostro obiettivo è quello di mantenere il gioco divertente e interessante, eseguendo alcune modifiche affinché si abbia sempre la sensazione di avere di fronte un gioco sempre nuovo, che è la chiave di successo di Fortnite, che non sai mai quello che ti succede. È importante supportare molte altre diverse strategie per le fasi finali del gioco che non si riducano solo al costruire. Crediamo fortemente che l'evoluzione di Fortnite supporti un'ampia gamma di stili di gioco e di contromosse. Attualmente la superiorità dei fucili pesanti e dei rocket e delle costruzioni illimitate sono uno stile di gioco talmente dominante nel cerchio finale che la maggior parte delle altre strategie vengono ignorate. Se ci pensiamo, ragazzi, tutti in Fortnite vogliamo avere un fucile a pompa, tutti in Fortnite, nonostante il mega nerf, cioè la riduzione del tempo, l'aumento del tempo di ricarica sul rocket ci sia stata, tutti vogliamo sempre avere un fucile, un lanciarazzi e tutti vogliamo sempre avere un botto di materiali. Quindi, se ci pensiamo, è giusto che si va un po' troppo a stringere su tre fattori che in realtà potrebbero tranquillamente essere 300 come fattori, data la grande dinamicità e la grande modifica di tutto quello che c'è in Fortnite. Quindi ragazzi, noi ovviamente ci aspetteremo per la season 5 delle mega news, anche perché ci sarà dietro, come sapete, tutto il discorso delle sports. Arriva Fortnite su Android, non sappiamo cosa cacchio devono fare, ma cacchio lo fanno, però i data miner non sono i miei oggi, non sono i miei ragazzi, hanno scovato delle fotografie riguardanti le modifiche ufficiali della mappa
nella season 5. Un bel like. Porco Giuda, un bel like per le modifiche ufficiali. Un bel pollicione in su, ragazzi. Iscrivetevi al canale e anche da Nick 5 Stelle, che è stato lui che me l'ha consigliato, se volete tutte le news di Fortnite e di Fortnite Android. Siete pronti? 5, 4, 3, 2, 1, sbrom! Guardala qua, ragazzi, questa è la prima fotografia recuperata dai dataminer. Come vedete, ragazzi, pinnacoli pendenti al centro verrà modificata. Quello sembra davvero, ragazzi, un edificio nuovo. Non abbiamo ben capito se è un edificio. In realtà, visto dall'alto, mi sembra tipo quella specie di tendone che ha messo sopra il meteorite. Potrebbe essere quello, potrebbe essere, non lo sappiamo. Comunque, grandi, grandi modifiche a pinnacoli pendenti. E le modifiche non sono finite, ragazzi. Avanziamo, avanziamo, sgadinghi! Questa, ragazzi, è la fine del meteorite di Dusty Depot, ragazzi. Come state vedendo, ci sarà un sacco di vegetazione. Ce ne sono veramente molti, molti di più di alberi rispetto a quelli che abbiamo visto adesso e che stiamo vedendo, quindi migliorerà anche di parecchio, secondo me, il gameplay proprio in questa zona, perché il problema principale di Dusty Depot è che, porco Giuda, se sei nel cratere sei a 360 gradi scoperto, perché ti possono sparare e cecchinare dappertutto. Con questa vegetazione un po' più folta ci sta, mi piace, non è male. E per chiudere, ragazzi, ovviamente parliamo del Rocket. Ragazzi, il Rocket non ci sarà più. Andiamo a vederlo un pochettino più in grande, se riusciamo. Questa, ragazzi, è la base segreta dei cattivi e hanno visto che non c'è più il razzo, ragazzi. Quindi mi raccomando, come si dice, tante news per questa mappa, tante news, tante novità. Noi siamo qui ad aspettarle, ragazzi, noi siamo qui ad aspettarle con ansia, perché non vediamo l'ora di avere sia tutte le modifiche allo stile di gioco, sia tutte le modifiche nella mappa, e ovviamente aspettiamo con ansia di conoscere la trama della season numero 5. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!